Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2023, signori, pronti finalmente a partire con la nostra carriera. Perdonate l'attesa, ma scorsa settimana sono stato KO, ho avuto tutta la settimana febbre altissima, quindi non sono riuscito a registrare nuovi episodi. Lo start della carriera, dobbiamo partire che siamo sani. Non lo siamo in realtà, perché come sentite dalla voce, una voce un po' nasale, sono ancora otturatissimo, però almeno la febbre è passata. Quindi, signori, possiamo andare con la nostra carriera. Vi ricordo che Formula 2023 ce lo spippoleremo per bene, non solo con la carriera del My Team. Naturalmente poi andremo a vedere anche la carriera pilota nell'arco dell'anno. Quindi per il momento vi dico, partiamo con il My Team, poi ci sarà modo anche di vedere una carriera pilota, magari quando ci siamo stancati del My Team. Ci sarà anche una carriera cooperativa, quindi restate sintonizzati, e ci sarà il campionato Wookie Erase sull'altro sito per le live, quindi poi ritroverete le live sul secondo canale. Immagino comunque seguitelo, che insieme in compagnia di altri content creator estremamente sportiveggianti ci faremo un campionato per farci quattro risate. Campionato Caciarone. Quindi seguitemi anche sull'altro sito per le live. Signori, partiamo con la carriera. Allora, carriera in solitaria e carriera 2, appunto, per la Coppa, che poi vedremo. Partiamo con quella in solitaria. Abbiamo la carriera pilota e la carriera scuderia. Beh, signori, la sportiveggiante deve tornare. Torna, ma questa volta ci portiamo il pilota che ci ha accompagnato nella carriera dello scorso anno, il buon Buzzi. Signori, ce lo vogliamo portare. Buzzi l'abbiamo visto nascere in MotoGP, poi vista l'anzianità è passato alle quattro ruote, ha fatto un po' di tutto, fa manager, fa botte, insomma, fa un sacco di cose Buzzi. Comunque, possiamo scegliere i vari livelli con cui partire. Allora, debuttante con poche risorse a disposizione, la scuderia dovrà prima faticare per poter diventare competitiva, e poi abbiamo aspirante al titolo che già parti bello cazzuto con la fama a 15-10 milioni e livello 2 della fabbrica. Noi signori naturalmente partiamo sempre come dei scrausi morti di fame, che è la cosa più figa in realtà, almeno è più divertente la carriera. Stagione completa, sì, la facciamo completa anche se ci sono piste di merda, ma ce le facciamo. Impostazioni carriera, uso le impostazioni consigliate. Impostazione personale, vabbè, qua vado a settare un po' io, magari ricontrollo. Ok, mi sono andato a spippolare un po' di cose. Abilita icone carriera scuderia. Usa icone carriera scuderia. Una volta abilitate, non potrai eliminare le icone carriera scuderia. Questi piloti possono essere reclutati soltanto dall'utente in maniera del tutto opzionale. Vabbè, ci sta, sì, le icone ce le prendiamo. Inizia la carriera con le opzioni selezionate. Signori, siamo pronti? Dai! Allora, vuoi assaporare la sfida di entrare in Formula 1 come una nuova scuderia? Nella modalità carriera scuderia partirai da zero con un undicesimo, come l'undicesimo team in griglia, e dovrai farti strada per scrivere la storia. Sarai a capo della scuderia e alla guida di una ve delle vetture, quindi aspettati un'esperienza unica, dovrai dare... Vabbè, sempre la Benvenuto stessa in cosa, lo carriera sappiamo. scuderia. Dai, In questa modalità assaporerai l'esperienza Formula 1 come pilota e proprietario di una nuova Sì, scuderia di abbiamo appena Formula letto, 1. però, Per prima cosa, scegli il tuo personaggio. Allora, andiamo con crea la tua scuderia. Pilota. Allora, aspetta che andiamo con il buon Buzzi. Allora, abbiamo il nostro Alcibiade Buzzurro, detto Buzzi, il tristo mietitore numero 90. Eccolo lì, perché ti mette a 90. Per dire, per dire. E il suo aspetto? Aspetto è lui, magari della scuderia. Guardalo, signori, con quale stile! Tornano i colori della sportiveggiante. Ci ho provato a mettere anche un po' di blu. È abbastanza fluorescente. Sembra uno di quei tipi americani che devono essere sparati dal Bene, cannone al ora circo. decidiamo gli aspetti chiave della tua nuova scuderia. Sì. Allora, ecco qua. Cominciamo con la cosa più semplice. Quale sarà il nome della scuderia? Scontato, scontato. Non è il nome, sportiveggiante. Scritto bene che coi guanti. Ok. Fantastico. Ora avremo bisogno di un flusso di entrate stabile, quindi dobbiamo scegliere uno sponsor principale. Lo sponsor principale offre una somma di denaro alla firma. Questa entrata è di vitale importanza per gli investimenti iniziali. In aggiunta, forniranno anche entrate settimanali. Ogni sponsor ha un obiettivo che deve essere raggiunto dalla squadra. Se riusciremo a soddisfare gli sponsor, ci offriranno un bonus obiettivo. Allora, arriva almeno ottavo nel campionato costruttori, ottavo su 11. Si può fare, gli ultimi di solito non prendono punti. Questo è quello che paga di più alla firma. Però
Per quanto riguarda i bonus, è anche quello che è il bonus più alto. Entrate settimanali 2,76, questo un po' di più, questo ancora di più in realtà, eh? Certo, se parlate 3-4 mila euro, dollari. Guarda, io vado con questo qua più pretenzioso, vai. Ora abbiamo un budget con cui lavorare. L'auto non andrà molto lontano senza un propulsore, quindi scegliamo uno di questi. Allora, abbiamo abbastanza soldi. Abbiamo bisogno di un motore potente, ma anche affidabile. Comunque cerchiamo di far rientrare i costi. Dobbiamo ancora investire in altre aree. Allora, il motore Renault fa abbastanza cacchicchiare. Io direi che, signori, il buon Buzzi potrebbe anche pretendere un motore Ferrari. Non andiamo sul Mercedes, che in realtà è quello più prestazionale. No, non è vero. Prestazioni. Allora, ah no, qua fa la media anche per quanto riguarda la resistenza, l'affidabilità, E quello Ferrari fa cagare insieme a quello Renault, mentre a livello prestazionale quello Ferrari è il più prepotente, però non è proprio il top a livello di resistenza. Si potrebbe provare, puntiamo ad avere un motore bello performante, ma che la resistenza sarà quel che sarà, quindi toccherà prendere dei pezzi in più oppure andare tanto sulla resistenza. Si potrebbe fare, oppure andiamo su uno un po' più resistente ma meno prestante, in modo tale da dedicarci più alle prestazioni. Però, proviamo così, abbiamo, dai. Quasi tutto adesso. Quello che ci manca Ferrari, è un compagno di scuderia per te. Poi cambiamo, di anno in anno cambiamo. Anche se in realtà non lo so, non lo so. Più alta l'esperienza di un pilota, più guadagnerai punti risorsa da poter spendere sul tuo veicolo. I piloti guadagnano fama in base alle loro prestazioni. Quando un pilota ottiene sufficiente fama, salirà di livello. Allora, tra questi qua, Porsche, Fittipaldi, Daruvala e Verschor. Sarei intrigato dal buon Fittipaldi, nome storico di famiglia, insomma. Che magari spendiamo anche un po' meno, perché un milione, scusa, quanto ci abbiamo noi? Posso andare a vedere? No. ...400.000... Allora, in realtà quasi si potrebbe... No, sapete qual è il fatto? Che magari all'inizio non siamo granché competitivi. Se vogliamo skippare poi tra i motori... Bello, potente e resistente. Ma fa attenzione a non spendere tutto il denaro che abbiamo. Dobbiamo anche investire in staff e strutture. I fornitori del motore ci daranno ogni tanto degli aggiornamenti senza costi aggiuntivi. Vabbè, dai, andiamo. Il motore e il pilota rientri nelle nostre finanze. Prosegui e conferma se è tutto ok. Poi rimangono pochi soldi, però va bene. Creiamo la livrea per questa stagione. Allora, signori, fatta la livrea, adesso come sempre dobbiamo provare pian pianino a sbloccarne delle altre, perché c'è da lavorarci. Colorazioni, torna il bianco, torna il verde. Scuderia nuova. Ma c'è anche dell'arancione. Benvenuto e siamo felici di avervi con noi mentre lasciamo il paddock alla volta del quartier generale della nuova scuderia sulla griglia. Oggi intervisteremo in esclusiva non solo il proprietario, ma anche il pilota di punta della scuderia, perché per la prima volta nella storia recente della Formula 1 si tratta della stessa persona. È un ottimo momento per lanciare la nuova scuderia, sfruttando la scia dell'appassionante campionato dell'anno scorso. Il 2022 è stato un anno di grandi modifiche al regolamento e la Red Bull si è classificata prima nella corsa allo sviluppo. Attenzione, si travede l'auto. Quest'anno è ancora tutto da decidere. Questa struttura è in piena attività e si respira grande entusiasmo per la nuova vettura. C'è fiducia di poter puntare al top e di avere un'auto da corsa altamente competitiva. Ma se questa è la teoria, sfidare i mostri sacri del motorsport in pista è un'altra storia. Sì, ma spoilerano l'auto prima della presentazione, ma scusate. E che se fa così? Con questi dietro le quinte. Che effetto fa essere a capo dell'undicesima scuderia di Formula 1 mentre ci si prepara a finire sotto i riflettori del circus? Nuove coppie di piloti, il ritorno del Qatar, il debutto di Las Vegas e la sfida tecnologica che continua a spingere lo sport e i piloti verso nuovi traguardi. Quali saranno i loro obiettivi, quali le loro motivazioni e quali invece le preoccupazioni? Lo scopriremo insieme, ma prima diamo un'occhiata a quest'auto nuova di zecca.
Attenzione, eccola! La sportiveggiante 2023, signori, prenderà forma pian pianino, strada facendo, insomma. Torna l'accoppiata bianco-verde canonica della sportiveggiante, ma con un tocco di arancio. Ciao, grazie per essere qui con me. È fantastico essere qui. Iniziamo con la domanda che si chiedono tutti. Sono passati molti anni dall'ultima volta che abbiamo visto qualcuno nel doppio ruolo di team principal e pilota. Da allora questo sport è cambiato molto. Come farai a gestire entrambi i ruoli? Attenzione! Buzzi aggressivo! Parliamo del tuo compagno di scuderia. Sembra molto entusiasta di questa avventura. Quale pensi che sarà il suo contributo alla squadra? E allora... Abbiamo percepito il suo talento e la sua... sulla carta ideale per la nostra scuderia. Non è vero. Avete però lavorato molto duramente allo sviluppo della vettura, avendo praticamente iniziato da zero. Quale aspetto avete curato con più attenzione? Guarda, ci siamo concentrati sul massimizzare la trazione in curva. Sarebbe interessante, ma il telaio è una cosa che ci interessa ancora di più. Molte scuderie in Formula 1 possono vantare anni e anni di competizioni. Tu sei alle prime armi. In che ambito pensi ci sia più margine di crescita per recuperare il divario che vi separa dalle altre scuderie? Allora, considerando il ritmo del peso dell'auto, l'efficienza del nostro motore, oppure... carico aerodinamico, vai, spingi. Il successo di questa stagione dipenderà da quanto sarete in grado di superare le altre vetture. Quale aspetto della vostra macchina farà la differenza durante i duelli in pista? Vai. Infine, il lavoro di una scuderia è complesso ed è il risultato di diversi reparti che lavorano insieme nel vostro quartier generale. Ora che siamo vicini al debutto, quale pensi sia il reparto che ha lavorato meglio, per il quale provi maggiore soddisfazione? Allora, io direi di fare un po' di tutto qua e là, così almeno, tranne motore, almeno performance. Mi piacerebbe ci sta, molto vediamo continuare questa conversazione. Però ci abbiamo da fare. Ho altre domande da farti, ma devo lasciarti al tuo lavoro. Grazie della disponibilità e buona fortuna per la stagione. Allora, Buzzi non sorride mai però, diciamolo, lo conoscono bene, ma ci sta. Questo primo episodio sarà un po' più lunghetto del normale, ma ci sta. Il bilancio scuderia mostra lo stato finanziario della tua scuderia, i tuoi sponsor ti pagheranno ogni settimana e ti daranno gratifiche extra quando completi i loro obiettivi. I punti di risorsa servono alla scuderia per migliorare la vettura, puoi allenare nelle prove libere nelle quali potrai cimentarti nei programmi di prova, partecipare ai programmi guadagnerai punti di risorsa, puoi spendere i punti di risorsa della tua vettura e potrai selezionare tra ok. Questo è il livello di fama della tua scuderia, può essere crescere, ok, migliorare la reputazione, va bene, sempre le stesse cose. Insomma. È fondamentale usare il tempo tra una gara e l'altra per massimizzare l'efficienza. Puoi gestire il tempo impiegato dai tuoi collaboratori per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Allora, vediamo un po', vabbè, qua già possiamo mettere un po' di cose. Allenamentino. Qua potremmo bilanciare, ma troppo tempo ci vuole, quindi andiamo. Un po' di spam per vendita cose, casella di posta, va bene. Punto per parlare della nuova stagione, il signor Francisco. Abbiamo appena terminato le finiture della saletta dello staff. Vabbè, qua le prime cose che... ok. Allora, andiamo a vedere un po' come stanno messe le nostre strutture. Puoi monitorare le tue strutture attuali e vedere gli effetti che hanno quello della resistenza, vabbè. Puoi anche investire il denaro in possesso per aggiornare queste strutture. Allora, abbiamo $400,000, le prime cose da fare è il generatore punti risorsa. Direi che però già ci costa 2 milioni e 7. Siamo poveri, quindi niente. Ricerca e sviluppo, allora, punti risorse, catalizzatori, sviluppo, progresso, va bene, strutture, morale, ok. Allora, signori, siamo a metà classifica, ma insomma, il motore spinge, resistenza fa cagare, il telaio è uguale, aerodinamica la stessa cosa. Quindi, vediamo se ci esce qualcosa. Quanti punti abbiamo? 1000 punti tonni.
Questo è stato fatto. Fondo piatto posteriore. Direi che si può iniziare con un po' di cose lato telaio. Probabilità di guasto già è alta, quindi figurati. Però per forza questa. Per il momento non possiamo azzardare troppo. Il nostro veicolo, abbiamo un po' di componentistiche, va bene. Società, ok. Allora, facciamo una Questo cosa. è il mercato dei Vado a piloti. Da mettere. qui puoi consultare le liste e i dettagli dei piloti, confrontarli tra di loro e anche aggiungerli ai preferiti. Quando la finestra di mercato si apre, Solo dovrai quello ci abbiamo. consultare questa schermata per avviare le trattative con i piloti. Iniziamo a mettere gli sponsors, signori. Che al momento è uno solo, quindi vediamo un attimino di piazzarlo un po' ovunque, magari. Vabbè, manco troppo ovunque. Mo vabbè che paga, però. O no? Non esageriamo. Facciamo in black. Poi qua va bene. Qua la fiancata ce l'abbiamo. Qua ce l'abbiamo comunque sul fianco. Mettiamolo sull'alettoncino. E passa la paura. Tiè. A posto. Va bene così. Poi gli altri li aggiungiamo strada facendo. Per il momento almeno facciamo vedere che comunque l'auto è libera da sponsor. Se volete cacciare la moneta, ci stiamo. E nel mentre andiamo avanti, vediamo un po' di risorse, ricerca e sviluppo, telaio va bene, anche un po' di aerodinamica se ci esce qualcosina, 1000 punti, qualcosa di meno. Ok, i guasti proprio a piovere arriveranno naturalmente dopo il primo Gran Premio, però al momento non abbiamo i soldi per fare una cippola, signori, quindi dobbiamo stare un attimino tirati. Andremo a farci subito il Gran Premio del Bahrain. Mi farò le mie prove libere, qualifiche. E signori, ci si vede direttamente alla prima gara d'esordio. Dai, signori, allora siamo pronti per la gara. Abbiamo fatto le prove libere per testare un pochino il tracciato. Andiamo sempre senza aiuti, quindi tutto disattivato, anche traiettore e quant'altro. Un po' di difficoltà, qualche sguisciata di troppo per l'auto. Se fai qualche piccolo errore, un po' di sovrasterzo. Al momento ancora non è perfettamente stabile l'auto, quindi abbiamo qualche difficoltà in più. Come sempre qua, se vi dice così, è per il semplice fatto che faccio i miei test, poi salto direttamente alle qualifiche. Ve lo dà così perché non faccio scorrere tutto il tempo, ma i punti ricerca me li dà, vedete, 1400, quindi ce li ha dati per quello che abbiamo fatto. Quindi anche quello, se skippate, ve lo dà così, ma vi considera le prove che avete completato. Abbiamo fatto le qualifiche, non benissimo, ma naturalmente l'auto è quella che è. Andiamo subito alla gara, ragazzi, perché come detto oggi è abbastanza ricco questo primissimo episodio, quindi già sarà abbastanza lunghetto, magari poi in fase di editing vedrò se è bene troppo lungo, magari tolgo qualcosa, punti morti della gara se ce ne saranno, insomma vediamo, dipenderà tutto da quel che sarà durante la gara di esordio per il buon Buzzi sulla sportiveggiante, esordio anche per Fittipaldi, senza basettone, però va bene uguale. E Bahrain, vediamo un pochino, ci sono un po' di curve, un po' di staccate complicate, soprattutto il tornantone, quasi tornantone lì in discesa, che è abbastanza complicato da affrontare, anche se in realtà nelle prove libere ho sbagliato un po' in altre zone, soprattutto in accelerazione con l'auto che sguisciava Mesi e mesi di speculazioni più che lì, in svaniscono realtà. tutti oggi, mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spianerà la strada a una stagione esaltante. Benvenuti. Andiamo a vedere Prima di partire, guardiamo la la griglia della gara griglia, va. di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. C'è Sergio Perez in pole position oggi e appena dietro prende posto Max Verstappen. Nel resto della griglia invece Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Norris, Stroll, Oscar Piastri, Bottas, Zhou, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Magnussen, Fittipaldi, il tristo mietitore, Sergeant e Nyck de Vries. I preparativi sono quasi completati. È complicata, signori, è complicata questo esordio, ma è normale che sia così. Ok, allora, strategia va bene, in base a previsto su misura. No, su misura ce lo fa invertito in realtà.
Me lo vuoi fare invertito su misura? E fammelo invertito, va. Conviene? Possiamo provare. Facciamo così per la benzina. Anzi, facciamo come ci ha detto lui, va. E poi dobbiamo pure capire come a livello di strategie sia affidabile o meno. Però strategia invertita ce la propone, signori. Quindi noi siamo pronti per partire. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. E mi raccomando, ragazzi, commentate anche, che è sempre molto ma molto importante. Like, condivisioni e commentino tecnico-tattico. Fa sempre piacere, soprattutto anche al signor YouTube per quanto riguarda i feedback, eccetera. Quindi se volete supportare questi video, fatelo, è gratis, dai. Attenzione, Fittipaldi ci chiude subito. Mamma mia, come si butta Buzzi a kamikaze. Incredibile lì. Oh, che fa, spingono? Attenzione a Ocon. E adesso là ci siamo buttati, ma perché questi poi là si mettono a trenino. Piano piano mi sa che ci sverniciano tutti. Ma intanto il nostro, la nostra partenza sportiveggiante l'abbiamo fatta, signori. Come detto, auto molto difficile da guidare. Un po' di sovrasterzo. Qui c'è sempre da stare attentissimi in staccata per non andare a bloccare, visto che non abbiamo né il controllo trazione né l'ABS, quindi. Noi purtroppo a livello di guidabilità non stiamo messi benissimo. Abbiamo visto che il motore va bene, il motore Ferrari è abbastanza prestante, le altre cose molto meno. Mi toccherà soffrire un pochino, ma ci sta. Ok, una bella partenza. Proviamo a salire adesso. Vabbè, ce la siamo saliti di 8 posizioni, non esageriamo. 7, 8, insomma. Attenzione in scia, come detto, motore Ferrari che spinge. Incredibile staccata della sportiveggiante, che però vedete che, vabbè, lì ho dovuto chiudere di più con la sterzata perché avevamo Ocon all'esterno, quindi non siamo potuti allargare in modo più morbido. Per evitare il sovrasterzo, perché giustamente se chiudi un po' di più è più complicato. Devo guidare con un po' più di tranquillità. Cerchiamo di stare vicini a Bottas, che ci fa da traiettoria, che noi come sempre, se abbiamo qualcuno che ci spinge davanti, riusciamo a guidare molto meglio. Poi quando siamo in solitaria è un po' un problema. Per le traiettorie. C'è anche all'erzi qui. Alcune informazioni su Ocon. Sembra che abbia un problema. Ottimo, almeno non ti viene a rompere i maroni. Ah, va proprio, si è proprio fermato quasi. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. C'è la bandiera gialla qui. Se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Madonna, che staccate che ti tira Buzzi. Incredibile. Con il DRS subito andiamo dietro a Fernando. Un po' più complicato però. Partenza estremamente scoppiettante per la sportiveggiante, con Buzzi che infervorato vola. Qua peccato che non possiamo usare il DRS, perché sennò sarebbe stato molto utile.
Damose. Cerchiamo di avvicinarci a Fernando. Con l'Hertz giusto per usare il DRS magari, dai, perché l'Hertz l'abbiamo finito adesso, dai, grande staccatona però, devi fuori dalla sessione. Noi proviamo ad avvicinarci a le auto che ci precedono con Alonso che è un po' forse rallentato da Lando Norris che non lo fa passare, ma ci sta. Vedremo anche se si sportellano tra di loro, speriamo. Anche se di solito è così all'inizio, poi quando si vanno a livellare le auto nel My Team, l'abbiamo visto pure lo scorso anno, all'inizio l'intelligenza artificiale era molto aggressiva e cattiva, poi con il cambio dei parametri delle auto è come se si fosse perso un pochino il parametro di aggressività. Per il momento bene la nostra sportiveggiante qui in Bahrain. Noi siamo anche con le medie, tra l'altro. Quindi attenzione. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Metteremo gomme morbide. Mamma mia come ti ammolla delle staccate, tra l'altro anche precise, sono riuscito a trovare il buon feeling anche senza andare a bloccare le ruote. Cioè sento un pochino sotto il pedale, però ti dà un buon feedback, cioè riesci a capire quando stai lì per bloccare, quindi lasci un pochino insomma ti regoli. Attenzione, in decima posizione Buzzi, incredibile. Era partito ventesimo. Questo perché vedi in gara abbiamo il riferimento davanti che ci aiuta, mi fa da traiettoria, perché poi io nelle prove libere i primi 2-3 giri li provo con la traiettoria per vedermi i punti di staccata. Naturalmente vado molto più veloce. Tolgo la traiettoria e succede un macello. So che molti mi dite, vabbè allora mettila, però insomma vorrei provare pian pianino, anche se poi non me ne ricorderò mai per un cazzo le piste, perché comunque giocando 6.000 giochi se dovevo memorizzare i punti di staccata di tutte le piste. Facciamo rifiatare un po' l'Hertz, tanto il motore ci aiuta qui, motore staccata. Guardala come va la sportiveggiante. Qua con quel micro freeze mi ha fatto un attimino anche andare al bloccaggio degli pneumatici. Però bene così, perché Stroll e Gasly si stanno sportellando. Ruota tra i due. Ci inseriamo anche noi. Incredibile. Mamma mia Buzzi. Cosa sta combinando Buzzi? Ecco un po' sì. Ma in realtà credo che abbia frenato un po' troppo Gasly, perché ma poi sono andato un po' al bloccaggio. Gasly sta frenando un po' troppo, mi sa. Però a me
onestamente mi sta aiutando con la traiettoria. Siamo fuori dalla scia. E qua il motore Ferrari che spinge. Però mo sto giro lo farò di merda, perché senza traiettoria tra virgolette degli altri sicuramente farò un po' un macello. Ma va bene, si può stare. Sembra una stronzata, ma quando c'è qualcuno davanti ti aiuta tantissimo, forse ancora di più della traiettoria. Anzi, senza il forse direi. Se fare un altro giro, rientrare adesso che me l'ha detto, perché 7 con le soft bisogna vedere se ce la facciamo. Io farei quasi un altro giro. Si tengono pronti, anzi no, proviamoci. Proviamoci signori, proviamoci, magari avendo qualcuno davanti poi. Dai! Dai gas, una sosta fantastica. È stata bravi più tutti. Veloce di quanto previsto. Avanti abbiamo Russell, però ok, evita avanti, la attenzione. Linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Porca troia, mo prendevamo Sargent qui. Dai, facciamoci tirare dal pilota Williams. Vediamo, in linea teorica non ci dovrebbe essere il problema delle temperature quest'anno, cioè che agli altri se scaldano, cioè sono già calde, a noi no, in teoria. Attenzione, si alza la polvere del deserto. Almeno sembra. Russell davanti era un po' eufemistica con cosa, eh. Però Norris è abbastanza dietro, no? Vediamo un attimino. Qualcuno rientra quando riesce. Enzo sta rientrando ai box. Vediamo. Gasly anche. Abbiamo tenuto la posizione. Abbiamo anche un buon vantaggio, Norris dietro di noi, noi abbiamo le soft, Sainz davanti a... Gomme dure, gomme a mescola dura per la vettura davanti. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Senza esagerare troppo, perché abbiamo comunque le soft. Come sempre naturalmente ragazzi vi dico, non vi abituate ai risultati, Boh, questa è andata bene così, ma ricordiamoci che sarà sempre un saliscendi da un GP all'altro. Prima l'ho sbagliata tantissimo.
poi nel caso sarà troppo facile o troppo difficile. Okay, in... questo è il distacco dall'auto di Troppo. Cambia direzione, ci regoliamo. Allora, in realtà Sainz adesso se ne sta andando e Norris si sta avvicinando, quindi stiamo perdendo un po'. Attenzione. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, addirittura un secondo. Secondo mi sembra troppo. Effettivamente non stiamo guidando granché bene, ma come detto, se non c'ho uno davanti che mi fa da lepre, trovo molto in difficoltà. Vediamo se c'è qualche news, ci risintonizziamo quando Norris ci riprende. Attenzione signori, perché in realtà Lando ci ha ripreso tantissimo, è a mezzo secondo. Qua può anche usare il DRS, noi andiamo. Stiamo usando l'Hertz già, quindi siamo a secco. Attenzione. Sì, vabbè, secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 19,7 secondi. Per carità, stavamo facendo miracoli, però. I miracoli stavamo a fare con le medie. Con le soft si soffre! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Soffre con le soft, la sportiveggiante al suo esordio quest'anno, che ha già fatto una remontata clamorosa dalla 20ª posizione alla 7ª. E ora sì, ce lo stiamo ristaccando un po'. Ma non riusciamo a fare le curve fatte bene, magari quindi che si recupera. Ma capita una volta ogni morta che va, ma questo è il problema. Abbiamo ripreso un secondo, quindi in teoria non so se riesco a usare il DRS. Rischio. Anche un po' l'usura delle pneumatiche adesso. Carità, pure gli altri alla fine hanno fatto 7-7 di giri, solo che hanno messo prima le soft e poi le medie, a qualcuno le dure anche in realtà. Come sta in stanti a noi. Sufficienza per soli 2 giri. Vai. Resistiamo, resistiamo. Errore in quella curva, troppo larghi. Ho dovuto scalare una marcia in più e ci ha fatto perdere tantissimo. Diversi che qua se no c'è svernicialando. Sei all'ultimo giro. Qui staccatona per Buzzi.
Che rischi, che tensione. Inizia a sguisciare un pochino l'auto. Qua non ci siamo mai piantati, anche se forse l'abbiamo fatta un po' di merda quella curva. Qua probabilmente in realtà il motore Ferrari ci ha aiutato, dandoci più potenza degli altri in alcuni casi. Ne pagheremo magari con le conseguenze alla lunga, con una resistenza del motore non ottimale, quindi qualche volta toccherà prendere componenti nuove e partire dalle retrovie, cosa che potevamo fare già da oggi in realtà, visto che eravamo ventesimi, tra ventesimi e ventiduesimi non è che ci cambiava troppo, anche se da ventesimi a settimi, signori, scala la classifica. Buzzi, siamo nel parco chiuso, incredibile prestazione magistrale del buon Alcibiade. Arriva subito a punti. Incredibile. Poi vabbè, ci regoliamo, come detto, ma vediamo pure le prossime gare. Qua è andata bene alla staccata clamorosa, il fatto che il motore alla lunga ci ha aiutato, perché poi in realtà stavamo a passo con altri, che andava bene. Probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto. Lascia fare, in realtà. Per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme e la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Ed ecco i vincitori di oggi. Una Red Bull sempre più sugli scudi ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Di sicuro la scuderia può essere doppietta Red Bull, terzo Lewis Hamilton, quindi Leclerc che partiva terzo è stato incalzato dal pilota Mercedes. Andiamo a vedere. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato. Guarda, in classifica Buzzi, incredibile. Sergio Perez conquista la posizione di vertice nella classifica piloti. Dimmi un po', Davide, chi indicheresti come miglior pilota del giorno? Direi il tristo mietitore. Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. Ora la prima staccata, signori, devastante. La Red Bull sale al primo posto in classifica. Tibaldi ha superato un genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Dai, è così. Comunque, signori, gara d'esordio direi nettamente positiva per la sportiveggiante. Speriamo che pian pianino anche il buon Fittipaldi possa far bene. Dovremo investire tanto per la prossima gara. Forse qualche cosa arriva, non lo so, perché le percentuali di fallimento erano discretamente alte, quindi capiamo. E allora, qua in realtà fai tu. Facciamo così stavolta. Andiamo avanti, vediamo se arriva qualcosa o se... Uno dei nostri reparti ha richiesto un meeting in tua presenza. Come nostro capo, i reparti ti contatteranno spesso per farsi consigliare da te come gestire varie situazioni. Ritmo, seconda guida o riflessi? La natura di queste riunioni può essere di... Grazie per... Sì, ho fatto, biondo, facciamo prima a far così. Attenzione, con quale postazione balbona? Ma va bene, vediamo se arrivano i componenti. Abbiamo sono ricevuto arrivati i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Allora, per la resistenza, vabbè, ci possiamo lavorare. Il lato telaio aerodinamica è quello dove dobbiamo lavorare un po' di più. Abbiamo 1500 punti a disposizione. Si può fare già il cablaggio. Vai di cablaggio, che arriverà tra 2 GP se tutto va bene. E lato aerodinamica, abbiamo 987 punti. Possiamo fare il supporto anteriore oppure... Andiamo con questo, vai. Sempre quello. Ce ne vuole. Prossimo appuntamento a Jeddah, insomma. Mi raccomando, voi ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie il canale. Spero che questo esordio della sportiveggiante vi sia garbata. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.